di carattere generale, anche se l'assessore mi piacerebbe lei suscitare la mia curiosità, perché il 78% di spesa data ad aziende del territorio pordenonese mi fa piacere, vorrei sapere quanto ammontano queste aziende, quanto c'è il cambio in queste aziende, ossia quante aziende e il ricambio delle aziende che avvengono, se sono sempre le stesse oppure c'è un ricambio. Perché dire che si dà il 78% delle aziende nel nostro territorio va bene, ma se lo distribuiamo sul territorio del nostro comune è un discorso, se lo prendono, il 78% lo prendono 5 aziende, e quindi è bene conoscere un po' tutti i dati, non solo per cui. Attraverso l'albo dei fornitori forse, come diceva la signora, magari il scorrimento verticale poi delle liste ci arriverà forse a soddisfare, a distribuire di più questo reddito sui cittadini. E quindi questo lo dico perché l'avevo già chiesto l'anno scorso, quando sono intervenuto sempre in dichiarazione di voto. Così intervengo anche per fare un discorso di carattere, dicevo, generale, non voglio entrare, mi ha chiamato un po' lei adesso nella sua risposta, mi è rimasto, e quindi le chiedo scusa, ma intorno al discorso di carattere generale. E il discorso di carattere generale che vorrei fare è proprio questo. Presentare un rendiconto di un esercizio finanziario, i conti battono, non c'è nulla di dubbio. Tante sono le entrate durante il 2008, tante sono le spese, tanto è ciò che abbiamo fatto, tanto è la parte di amministrazione. Dubbi che tutto vada regolarmente, tutto abbia la sua giustificazione. Ma bisogna capire qual è l'anima di un bilancio. A mio avviso bisogna capire quali sono gli obiettivi che ci si è posti per fare un bilancio, se ci si è posti degli obiettivi che per esempio potrebbero essere quelli del contenimento della spesa pubblica e se questi obiettivi sono stati raggiunti o meno. Perché nel momento di amministrare, di chiudere i conti, ed è qui un discorso su l'ICI va fatto, l'ICI è stata abolita, ho sentito, è stata abolita l'ICI sulla prima casa, stop, tutto il resto è l'ICI, cioè, e l'ICI poteva entrare, è solo la prima casa, che ripeto, è, e lo ribadisco qui per l'intervento, è una tassa iniqua e ingiusta, perché quella che tassare la proprietà, vari discorsi sono stati degli anni, ci può anche stare, è anche giusto, tanto è vero che si continua a passare regolarmente la seconda casa, la legge, eccetera, va benissimo. Il problema è tassare la prima casa occupata direttamente dal proprietario, non ha senso. Il pensionato che occupa la casa che si è costruito negli anni non ha senso tassarlo, perché se no sembra che gli si faccia pagare sui suoi sacrifici, gli si faccia pagare più affitto, ha fatto benissimo, tanto è vero che poi la scuola è sbagliata a casa, anche il trono aveva detto che era d'accordo sull'abolizione dell'ICI, non era l'Italia come era il solo livello scuola, lo dicevamo noi anni fa, ci veniva risposta che non era possibile, la dimostrazione era giovane, così è capito, la dimostrazione è stata che l'ICI sulla prima casa andava abolita ed è stata abolita e i bilanci comunali si sono chiusi lo stesso. Sul problema del trasferimento, è un problema sicuramente gravoso per quanto riguarda adesso il federalismo fiscale, anche se noi del federalismo fiscale bisogna leggere molto bene, perché sempre con una regione molto speciale non è la stessa cosa che con le altre regioni, noi la troviamo con la nostra regione, quindi dovremmo fare, probabilmente sarà applicato, dovremmo fare un ragionamento con la regione di Venezia Giulia, e quindi non la legge approvata a livello nazionale non ci tocca solo marginalmente, non ci tocca in modo possibile. Assessore, però le faccio presente un'altra cosa, lei ha dato una risposta anche sui bilanci che sono assenti sia di GEA che di GSM. Hanno chiesto di prorogare i termini davanti, legittimo, però è anche legittimo che il Consiglio Comunale sia informato in fase di bilancio consultivo, siamo a giugno, attenzione, è vero che nei termini di legge non stanno facendo niente di male, ma è anche vero che il Consiglio Comunale, che ha il controllo su queste società, gli si poteva presentare una previsione di bilancio consultivo, questo non lo vieta assolutamente nessuno. Io non penso che non sia in grado a giugno, a fine maggio, di redigere un bilancio consultivo di due società, l'avranno già fatto sicuramente, non capisco pure che ci dovrebbe dire il motivo per il quale non l'hanno ancora redatto, ma lei una bozza di bilancio consultivo, una previsione di bilancio consultivo, ce la poteva portare tranquillamente, e ce la poteva, come si può fare, si può chiedere, lei la poteva chiedere tranquillamente alla società e la società era tenuta a darlo lo stesso. Un'ipotesi di bilancio consultivo 31-12 si poteva fare, oppure l'assessore mi permette ci dovrà spiegare il motivo per il quale non si è arrivato a chiudere questo bilancio, perché dirmi semplicemente che hanno chiesto la proroga, come dice i motivi, non mi sta dicendo assolutamente nulla.
Ma lo dico perché non è assolutamente forse è possibile che rimane dell'ignoranza in cui alla prima morale, bilancio non c'è, non sappiamo perché non c'è. Perché non chiedo la cosa, va bene, dopo devono chiedere per esempio il diretto, va bene, ma perché l'hanno chiesta e non lo sappiamo, in una gestione trasparente delle cose si dice chiaramente, ciò non è stato detto. Per quanto riguarda l'attività, quindi dicevo, il problema che rimango su questo è proprio questa filosofia, che non riusciamo, quella del contenimento della spesa pubblica, non riusciamo ancora a leggerla a chiarimento. Il problema che noi abbiamo è che ci dobbiamo fare più di tutto a bastare le risorse, spendere bene e razionalizzare le risorse che noi abbiamo. Ecco, su questo saremo noi che valorizziamo, saremo noi che siamo l'opposizione, siamo noi che siamo in malafede, non lo so. Mi creda, con tutta la buona volontà, non riusciamo a leggere un salto di qualità di questo bilancio, non riusciamo a capire effettivamente come potrebbe essere questo, perché questo bilancio per esempio non ci parla, non ci vedete parlare, di tutte le altre partecipate, partecipate comune, di tutto non ci parla perché non ci vedete parlare, effettivamente, di tutti quegli interventi che andrebbero invece fatti anche come forma di investimento dell'amministrazione stessa. Perché il bilancio, io penso che per il prossimo futuro, nei prossimi anni, le pubbliche amministrazioni dovranno agire sempre di più come delle aziende, senza far vedere meno quello che è la parte sociale, ovviamente, che è una parte di quello che noi riteniamo, ma dobbiamo agire, pensare un po' quello che sono i soldi pubblici, non solo come dei fondi da poter spendere per determinate cose, ma anche dei fondi per farli fruttare. Vorrei farvi un esempio. Questi giorni hanno fatto vedere in televisione uno sceneggiato su Enrico Mattei. Enrico Mattei, la presidenza dell'ENI, gestiva dei soldi pubblici. Era un imprenditore del denaro pubblico. Si dimostrava e lavorava come un imprenditore del denaro pubblico. Usava il denaro pubblico come un imprenditore. Lo faceva fruttare, lo usava, per anche farlo crescere il valore. Ecco, io penso che tutte le amministrazioni dovranno pensare a cambiare la loro mentalità nel prossimo futuro, utilizzare il denaro pubblico che loro raccolgono dalle tasse anche come forma di investimento che si possono fare e si possono utilizzare. L'ente pubblico si deve porre verso i problemi della propria collettività come il maggior imprenditore del proprio territorio, come colui che immagina un futuro, lo persegue, utilizza le proprie risorse chiese ai cittadini per far questo. Non è impossibile. Si può fare, vorrei dire, nel momento in cui, cito l'esempio per fare un esempio, applauso al sindaco, sulla questione del castello, nel momento che se la operazione andrà in porto, se si riuscirà, quando il comune di Pordenone dice io metto dei soldi, ma questo perché portando a caso ovviamente il vecchio castello, quindi non mettendoci assolutamente nulla, ma l'imprenditore, quando c'è stata una grande soddisfazione di poter andare a Roma e dire al Ministero di Grazia e Giustizia non c'era la fila di gente che aveva via portato i soldi, però c'erano delle amministrazioni locali che diventavano protagoniste del proprio territorio, diciamo noi mettiamo i soldi, lì dobbiamo fare un finanziamento alla regione, sì, perché impegnarsi per iscritto a mettere quei soldi e andare lì, ci ha dato la possibilità di andare lì e dire a questo territorio chiede un forte investire su se stesso. Io avrei piacere che questo fosse fatto anche sulla stazione delle frontiere, su altri grandi investimenti che dovremmo fare pensando delle infrastrutture di cui noi abbiamo bisogno. Allora le amministrazioni diventano imprenditori del sociale, del pubblico, del proprio territorio, sono i primi imprenditori, perché se voi andate a vedere un'azienda che ha un suo bilancio consolidato, che ha dei dipendenti, che può fare, le possibilità di farlo ci sono. Allora possiamo pensare, e qui vale la parabola dei talenti, diciamo qui, dove noi abbiamo determinati talenti, li sotterriamo, li utilizziamo, li spendiamo, ma li teniamo sempre nel subito, oppure prendiamo questi talenti e li facciamo fruttare. Sapete tutti come va a finire la questione della parabola e sapete benissimo cosa sto pensando. Io penso che oggigiorno non ci possiamo più porre in questo tipo di situazioni, nel gestire i dipendenti pubblici, i dipendenti comunali, i dirigenti di questo comune devono pensare di portare il valore aggiunto. Tutti dobbiamo pensare di portare il valore aggiunto, anche noi come pubblici amministratori. Allora, non va, certamente dobbiamo tagliare le spese, dobbiamo razionalizzare le spese, dobbiamo spendere meglio i nostri soldi, dobbiamo fare meglio i nostri appalti, dobbiamo fare in modo che le opere pubbliche non costino quello che costano, perché vi siete chiesti quanto costano per avere detto le opere pubbliche, io lavoro in questo settore e mi rendo conto che tra il pubblico e il privato
privato, c'è un aumento dei costi notevole, gli appalti costano molto di più e non parliamo delle riserve. Andate a vedere sugli appalti pubblici quanto paghiamo di riserve, quanto paghiamo di contenzioso. E non è colpa delle leggi semplicemente, più delle volte è colpa nostra. È colpa nostra perché non attuiamo tutta una serie di controlli preventivi sui progetti che non ci permettono di andare in contenzioso, perché molte di quelle cose sono prevedibili. Allora voglio dire, questo dobbiamo fare come pubblica amministrazione, questo dobbiamo trovare come bilancio, questo dobbiamo far crescere la nostra comunità della sicurezza. Quando avremo fatto questo, allora saremo gli amministratori del futuro, perché se manteniamo quello che abbiamo, siamo gli amministratori del passato. Allora, ci sono sicuramente degli spunti positivi in questo bilancio, però, ripeto, da parte del gruppo di Forza Italia verso il lavoro della libertà, noi non possiamo dare un voto né di estensione del positivo assessore, perché di strada, di cose da fare, ce ne sono ancora tante. Io mi auguro che in un prossimo futuro, magari con un maggior coinvolgimento, si possa arrivare non solo nella formulazione del bilancio, come dico, del positivo, ma anche di ciò che si fa, semplicemente